L'ufficio sicurezza della Polizia Municipale cambierà radicalmente, lo ha dichiarato il sindaco Virginio Merola oggi alla festa dei vigili urbani. Merola ha anche annunciato il pagamento degli straordinari arretrati. Arrestati dagli agenti della Questura di Bologna una coppia di truffatori che la scorsa primavera durante un tentativo di raggiro ferirono gravemente un imprenditore bolognese di 65 anni. Anche Bologna si appresta a celebrare con una serie di iniziative il 4 novembre la giornata delle Forze Armate del Giorno dell'Unità Nazionale. La ricorrenza ricorda la vittoria che nel 1918 pose fine alla Prima Guerra Mondiale. Questa sera il nostro programma Dedalus si occuperà della frana di Ripoli nel comune di San Benedetto Val di Sambro. Ci saranno esperti e politici in studio, mentre in collegamento dall'Appennino parleranno i cittadini. Fondato nella sede Ascom di Bologna 40 anni fa, il Center Gross ha festeggiato il suo compleanno a Palazzo Renzo. Oggi è la prima piattaforma commerciale europea, movimenta 5 miliardi di euro e dà lavoro a 6.000 persone. Buonasera e ben ritrovati con questa edizione del nostro telegiornale. La Polizia Municipale, protagonista dell'apertura del nostro telegiornale. Oggi infatti si è svolta in comune la cerimonia per il 151esimo anniversario dalla fondazione della Polizia Municipale. Sono stati premiati gli agenti che più si sono distinti durante il loro lavoro. Vediamo il servizio di Massimo Ricci. L'agente che ha salvato la vita ad una persona che ha avuto un malore, il vigile che ha contribuito alle indagini e alla lotta contro i graffitari o writers, il pool di agenti che hanno scoperto il giro di falsi passi invalidi in cui erano implicati anche alcuni giocatori del Bologna Calcio. Sono stati tutti premiati con un encomio in mattinata in Cappella Farnese a Palazzo d'Accursio in occasione del 151esimo anniversario del corpo della Polizia Municipale, presenti autorità civili, militari e religiose, il comandante Carlo Di Palma e il sindaco Virginio Merola. Oggi la festa per la Polizia Municipale, lei ha ricordato anche una sua esperienza personale, ha avuto a che fare con i vigili urbani e all'epoca non ci rimase molto bene. Non ci rimasi bene, avevo 13 anni, ho attraversato con il rosso e c'è stato un vigile che mi ha fatto una multa di 500 lire. Ovviamente non l'ha presi bene allora, adesso lo ricordo con molto piacere perché me ne ricordo di quella multa e mi ha aiutato. Ieri un sindacato di Polizia Municipale, il SULPM, ha parlato di un mancato pagamento degli straordinari da un anno e mezzo. So che il comandante dei vigili ha dato autorizzazione, ha inviato al direttore generale l'elenco delle ore di straordinario, quindi vanno in pagamento. È stato giustamente detto che per noi fare straordinario non vuol dire accantonare un bonus, ma vuol dire semplicemente non riuscire a smontare dal servizio quando si fanno 100 attività complesse che non possono essere interrotte come chiudere un ufficio o un computer. È bene e spero, mi auguro, che si riesca a trovare le risorse per onorare la fatica dei miei colleghi. E la festa della Polizia Municipale è stata anche l'occasione per chiedere al sindaco Merola quale sarà il futuro assetto del corpo, quali saranno le funzioni e le competenze. Vediamo. Per il futuro del corpo della Polizia Municipale lei ha parlato di un ringiovanimento e poi di un'attenzione alla riorganizzazione dei quartieri. Quali sono le novità in arrivo? Sì, non sarà una grande riforma da reclama, discuteremo con i reparti degli uomini e delle donne della Polizia Municipale come migliorare l'organizzazione del servizio, a cominciare dalla necessità di nuove assunzioni. E l'organizzazione dei quartieri sarà essenziale, dobbiamo lavorare per quartieri più grandi, accorpati, con ambiti più grandi per l'erogazione dei servizi, quindi per una maggiore efficacia e ottimizzazione delle risorse, a cominciare dal centro storico che richiede un intervento unitario, un quadro unitario, oggi frammentato in quattro quartieri diversi. Merola parla anche dell'ufficio sicurezza della Polizia Municipale, nato con Guazzaloca. Il sindaco pare intenzionato a cambiare rotta. La Polizia Municipale ha la sua missione e il rispetto delle regole del senso civico e della sicurezza urbana in questo senso. Quindi non ci sarà affiancato ai vigili l'ufficio sicurezza che ha creato diversi disturbi di comunicazione, ma sarà incardinato nello staff
del sindaco, ma si occuperà di promozione della legalità e di sostegno all'impegno civico dei cittadini. Quel termine sicurezza ha comportato che siano arrivate addosso al comune le richieste più varie e legittime dei cittadini, ma troppo confuse con i compiti di ordine pubblico. Mentre l'amministrazione comunale può affiancare il lavoro dei vigili sostenendo l'impegno civico dei cittadini e tutte le iniziative di promozione della legalità. Prendere in affido un giardino, per capirci, aiutare a tenere pulita una piazza, poter verniciare una panchina, al di là di tutte le regole burocratiche del mondo, aiuterà molto di più i vigili urbani che tanti uffici sicurezza che legittimano chissà quali aspettative. La sicurezza in termini di sicurezza pubblica è un compito delle forze di polizia. La cronaca. Dopo mesi di indagini, la questura di Bologna ha fermato una coppia di malviventi che in un tentativo di truffa sfociato in rapina ferirono in modo serio un imprenditore 65enne di Bologna. Servizio di Gabriele Sciar. Avevano cercato di truffare un imprenditore bolognese di 65 anni, ma quando quest'ultimo stava per capire il raggiro, i due malviventi che lo avevano preso di mira hanno optato per una più sbrigativa rapina, finita poi male. I fatti risalgono allo scorso aprile e oggi, al termine di lunghe indagini, la questura di Bologna ha fatto scattare le manette al polso di Alex Gutin e Dragica Jovanovic, coppia regolarmente sposata, residente in Piemonte, ma di origine slava. L'antefatto nell'agosto 2010, quando l'imprenditore mette in vendita una villa in Versilia. I due malviventi, fingendosi interessati, avviano una trattativa che si conclude con un accordo. Avrebbero versato a titolo di acconto all'imprenditore 150.000 euro in banconote da 500 euro l'una, contro 50.000 euro in banconote di piccolo taglio che la vittima avrebbe dovuto dare loro per un versamento bancario a titolo di provvigione. Lo scambio in un bar di Bologna nei pressi della stazione, ma durante il successivo incontro qualcosa non va per il verso giusto e, vedendo saltare il tentativo di raggiro a causa dei sospetti dell'imprenditore, il truffatore decide di strappargli la valigetta con i soldi per poi tentare di dileguarsi sulla vettura guidata dalla complice. Il 65enne, non mollando la presa, viene però trascinato per 200 metri lungo la via Milazzo. Alla fine la valigetta cade in strada, mentre la vittima, a causa delle tante fratture riportate, finisce in ospedale con una prognosi di 45 giorni, determinanti per il buon esito delle indagini le tante telecamere di sicurezza che controllano la zona della stazione. Ancora cronaca, è stato fermato dai carabinieri alle 2 di notte mentre alla guida di un autocarro trasportava oltre 20 quintali di rame. Sia il camion che il prezioso metallo erano rubati. Così è finito nei guai il serbo 27enne Slavoljub Vukovic, pregiudicato e senza fissa dimora. L'uomo è stato sorpreso dai militari a Baricella nel bolognese. Secondo i carabinieri, l'uomo aveva appena rubato con alcuni complici le bobine di rame da un deposito di Minerbio, mentre il camion era stato rubato la notte scorsa da un'azienda di Bologna. Per l'uomo l'accusa è quella di furto aggravato e ricettazione in concorso. L'esercito celebra il prossimo 4 novembre la giornata delle Forze Armate ed il giorno dell'Unità Nazionale. Vediamo. Anche Bologna si appresta a celebrare il 4 novembre la giornata delle Forze Armate ed il giorno dell'Unità Nazionale. La ricorrenza, che storicamente ricorda la vittoria che nel 1918 pose fine al primo conflitto mondiale, celebra quest'anno anche il 90° anniversario del Milite Ignoto. Proprio 90 anni fa, infatti, il 4 novembre del 1921, veniva trasportato al Vittoriano, dove si trova ancora oggi. Quest'anno le celebrazioni si inquadrano nel più ampio contesto dei festeggiamenti del 150° anniversario dell'Unità Nazionale e vogliono rappresentare la conclusione di un prolungato impegno dell'esercito. Vorrei anche ricordare per un istante quella del 31 ottobre, perché è il 90° anniversario del Milite Ignoto, per l'appunto questo treno che passerà per Bologna al binario 6 Piazzale Ovest, del lunedì dopo le 9:30 all'inaugurazione ci sarà la possibilità da parte di tutti di visitare questo treno particolare con tutti i ricordi di questo, delle spoglie di quelle che è stato il Milite Ignoto. Lì attività invece rapidamente, ci sono attività previste il 2 novembre che sono dedicate soprattutto alla messa e alla deposizione di corone di caduti, e poi il clou è la giornata del 4 novembre in cui ci sarà una cerimonia
a Piazza Maggiore, in cui ci schiereranno tutte le unità presenti nel presidio di Bologna, con la bandiera del reggimento Genio Ferrovieri, la presenza del prefetto che passerà in rivista l'unità e io che lo accompagnerò. Poi ci saranno i discorsi celebrativi, per l'appunto, per ricordare la giornata dell'unità nazionale delle Forze Armate. Concluderemo il 6 novembre con i Giardini Margherita, con l'esposizione di mezzi e materiali da parte dell'esercito, da parte dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, della Croce Rossa e quant'altro, per dare un'ulteriore possibilità ai cittadini di vedere in piccolo quelle che sono, per l'appunto, le dotazioni e le attività dell'esercito, speriamo, e delle Forze Armate, chiedo scusa, sperando di poter concludere con questo lancio di paracadutisti, come ho già detto, ove le condimedio lo consentiranno. Ripoli, Santa Cristina, frazione di San Benedetto Val di Sembro, sono tante le famiglie sgomberate dalle loro abitazioni a causa di una frana. Loro e ai loro problemi è dedicato il Dedalus che andrà in onda questa sera. Per noi c'è già Francesco Spada che sta preparando nello studio di Dedalus la trasmissione. Allora Francesco, che cosa ci sarà questa sera? Sì, buonasera Giuseppe, buonasera ai telespettatori. Un Dedalus dedicato alla situazione di Ripoli, una frazione del comune di San Benedetto Val di Sambro. Ve ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, abbiamo portato le telecamere di ETV in questo piccolo paese dell'Appennino bolognese, l'abbiamo portato all'interno di alcune abitazioni che hanno subito dei danni, delle lesioni a fronte, questo ovviamente diciamo così è quanto sta emergendo, dagli scavi della società Autostrade per fare due gallerie, la variante di valico, che stanno queste due gallerie attraversando, passando sotto il paese. Delle lesioni che noi vi abbiamo testimoniato con le nostre immagini e quelle case dove le telecamere di TV sono entrate, quelle crepe che abbiamo fatto vedere, poi forse una semplice coincidenza, un ulteriore esame tecnico, quelle case sono state oggetto di un'ordinanza di sgombero, cioè gli abitanti sono stati sfollati. Beh, insomma, questa sera cercheremo di ricostruire qual è la situazione che va avanti ormai da mesi, vi porteremo la testimonianza dei residenti che carte alla mano, carteggi geologici stanno dimostrando che lì questi lavori andrebbero fermati, il mondo politico che si è interessato della vicenda, con ovviamente i ospiti in studio, avremo il Movimento 5 Stelle con De Franceschi, la Lega Nord con Manes Bernardini, avremo il geometra Ricci che rappresenta i residenti di Ripoli e poi avremo in collegamento in diretta, abbiamo allestito uno studio televisivo all'aperto proprio accanto alle abitazioni sfollate e danneggiate a Ripoli, dove ci sarà Massimo Ricci con il sindaco di San Benedetto Val di Sambro e quindi anche di quella frazione e le tante persone, chi ha già perso la casa e chi teme di doverla lasciare. Cercheremo in qualche modo di far emergere tutte le posizioni, abbiamo fatto tanti inviti, qualcuno ha risposto, qualcuno non poteva essere con noi questa sera, però per approfondire il tutto vi rimando a questa sera alle 21 con Dedalus sulla nostra emittente, il canale 10 del Digitale Terrestre, e quindi vi aspetto questa sera alle 21 e restituisco la linea al telegiornale. Grazie Francesco, andiamo avanti con il giornale. Il Center Gross, il distretto commerciale che sorge a Funo d'Argelato alle porte di Bologna, ha festeggiato i suoi primi 40 anni di vita. La festa di compleanno si è tenuta ieri sera a Palazzo Renzo, tante le personalità presenti. Servizio di Gabriele Ciar. Festa ieri sera a Palazzo Renzo di Bologna per i primi 40 anni del Center Gross, il più grande distretto commerciale d'Europa di Funo d'Argelato. Il Center Gross fu fondato presso la sede Ascom di Bologna nel luglio del 71. Oggi raggruppa 680 aziende su una superficie di 500.000 metri quadri, ci lavorano 6.000 persone e ha un giro di affari di 5 miliardi di euro. Tante le personalità riunite ieri sera a Palazzo Renzo. Il Center Gross rappresenta una delle realtà più importanti dal punto di vista economico del tessuto bolognese, quindi è vero che si situa fuori dal comune di Bologna e tuttavia i legami sono talmente ampi da non poter sottovalutare questa importantissima realtà. Per questa ragione ho scelto di partecipare a questo compleanno che certo è segnata dalla crisi economica, ma lo vedremo stasera anche dal palcoscenico, ci saranno molte imprese che hanno voglia di reagire, di promuovere ancora buona produzione e buona impresa come nella migliore tradizione bolognese. Io voglio dire che il Center Gross ha 40 anni ma non li dimostra, perché ha ancora delle grandi potenzialità da sviluppare e spero veramente di riuscire a svilupparle al meglio, di portarlo in tutto il mondo, la conoscenza del Center Gross, e fare venire qui gente e clienti da tutto il mondo. Prima di tutto un momento molto molto emozionante,
perché ricordare che Centergross 40 anni fa nacque nelle mura che oggi ancora ospitano la Confcommercio Ascoli di Bologna è un grande privilegio, un grande vanto. Va dato il merito ai pionieri di allora di aver avuto un'idea lungimirante e devo dire oggi se ne raccolgono i frutti, le generazioni che sono venute hanno raccolto i frutti, una grandissima realtà, un vanto per la città e direi una vetrina sul mondo che poche città possono vantare. Torniamo alla cronaca, una grossa mucca imbizzarrita a Zonzo per piste ciclabili, strade e parcheggi. Nera di circa 600 kg ha investito un'anziana che è finita all'ospedale, poi ha urtato un'automobile prima di essere abbattuta. È successo ieri mattina a Zola Predosa nel Bolognese. L'animale era fuggito una settimana fa da una stalla di Castello di Serravalle. Un uomo che aveva visto la mucca vagare su via Garibaldi ha avvisato i carabinieri. Una donna di 75 anni a passeggio su un percorso ciclopedonale è stata travolta e poi ricoverata in ortopedia all'ospedale maggiore. Per lei lussazioni e fratture, una prognosi di 40 giorni. Una SEAT che passava dalle parti del parcheggio del cimitero del paese ha preso contro l'animale, sempre più nervosito e spaventato. Illeso l'autista, ma danni alla vettura. Finalmente gli uomini della polizia provinciale, quando il grosso bovino è tornato su una pista ciclabile per evitare ulteriori incidenti, le hanno sparato 3 colpi di carabina e l'hanno abbattuto. Ci fermiamo un attimo e poi saremo di nuovo in studio con altri servizi e altre notizie. Tra poco, state con noi. Di nuovo in studio con ETG, prima di andare avanti con il giornale, rivediamo insieme i fatti principali della giornata. L'ufficio sicurezza della Polizia Municipale cambierà radicalmente, lo ha dichiarato il sindaco Virginio Merola oggi alla festa dei vigili urbani. Merola ha anche annunciato il pagamento degli straordinari arretrati. Arrestati dagli agenti della questura di Bologna una coppia di truffatori che la scorsa primavera durante un tentativo di raggiro ferirono gravemente un imprenditore bolognese di 65 anni, determinanti per la cattura dei due di origine slava le immagini delle telecamere di sicurezza. Anche Bologna si appresta a celebrare con una serie di iniziative il 4 novembre la giornata delle Forze Armate e del giorno dell'Unità Nazionale. La ricorrenza ricorda la vittoria che nel 1918 pose fine alla Prima Guerra Mondiale. Questa sera il nostro programma Dedalus si occuperà della frana di Ripoli nel comune di San Benedetto Val di Sambro. Ci saranno esperti e politici in studio mentre in collegamento dall'Appennino parleranno i cittadini. Fondato nella sede Ascom di Bologna 40 anni fa, il Center Gross ha festeggiato il suo compleanno a Palazzo Renzo. Oggi è la prima piattaforma commerciale europea, movimenta 5 miliardi di euro e dà lavoro a 6.000 persone. Andiamo avanti con il giornale. In corso fino a domenica prossima presso la sala di città del comune di San Lazzaro una mostra molto particolare fatta con collage di carta. Andiamo a vedere allora di cosa si tratta nel servizio di Marco Rossi. Una mostra di collage di carta molto particolare, quadri che raccontano con mani artistiche e fantasiose un mondo popolato di uomini e donne che hanno segnato il percorso culturale e sociale del nostro paese. Si chiama Ritratti di fanciulle in fiore, belle signore, architetti, storici dell'arte, la mostra di Teresa Curtarello, bolognese, allieva dell'Accademia di Belle Arti, che ha esposto in diverse città del mondo. Di lei hanno scritto Camilla Cederna, Federico Fellini, Enzo Biagi, Vittorio Sgarbi e molti altri. Io faccio collage dal 1980 e ogni tanto un personaggio o una signora bella o una bimba in fiore eccetera mi chiedevano di fare un ritratto e allora io negli anni ne ho fatti un centinaio. Poi quest'anno improvvisamente il sindaco e comitiva mi hanno chiesto di fare una mostra. Allora ho detto sì sì, queste cose però sono da recuperare nelle case e infatti c'è stata un'organizzazione veramente perfetta e la mostra che è qui nel Palazzo di Città devo dire che è riuscita benissimo grazie all'organizzazione ma anche un po' grazie ai collage che divertono, che raccontano la professione di chi, oppure la bellezza di chi è stato ritratto nel tempo. La mostra, realizzata in collaborazione con l'Associazione Culturale Amici delle Muse, patrocinata dalla Cineteca di Bologna, è parte degli eventi che l'amministrazione comunale di San Lazzaro sta promuovendo in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. È aperta ancora oggi, domani e domenica, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30.
La storica Società Sportiva Sempre Avanti di Bologna ha compiuto 110 anni e ha festeggiato l'evento nella palestra dello stadio Dall'Ara. Tra i presenti anche il sindaco Virginio Merola e l'ex premier Romano Prodi. Sentiamo. Più di un secolo di vita, ma non li dimostra. Per l'esattezza sono 110 anni quelli che la Società Sempre Avanti di Bologna ha festeggiato ieri sera nella palestra dello stadio Dall'Ara. Dalla nascita nel 1901, Sempre Avanti nel nome e nei fatti, come quando il 20 marzo del 1910 tenne a battesimo il Bologna Calcio nella sua prima uscita ufficiale. Aprì agli sport femminili già all'inizio del secolo scorso, quando quel mondo era precluso alle donne, e poi il vivaio di campioni, dai pugili Cavicchi, Parmeggiani e Canè, alla campionessa di judo Emanuela Pierantozzi. Ieri, alla festa di compleanno di questa storica società bolognese, c'erano anche il sindaco Virginio Merola e l'ex premier Romano Prodi. Se ci pensiamo, è così la nostra città, orgogliosi delle nostre radici, di quello che abbiamo fatto, ma guai a tornare indietro, sapere andare avanti insieme, quindi sempre avanti. Perché è un'istituzione bolognese, poi naturalmente le occasioni vengono dal fatto che siano degli amici che venivano qui, dice ma perché non andiamo a festeggiare, siccome la sentivi sempre nominare, vedevi le cose che faceva, ero a Bologna e sono venuto proprio volentieri. Ancora una breve pausa e poi di nuovo in studio, tra poco. Di nuovo in studio con ETG, al Teatro Odeon di Bologna arriva una prima nazionale, sabato e domenica Glauco Mauri e Roberto Sturno porteranno in scena un grande successo nella Russia del primo Novecento, quello che prende gli schiaffi. Un'anticipazione da palcoscenico in... Al Teatro Odeon di Bologna arriva una prima nazionale con Glauco Mauri. Sì, arriva questo bellissimo spettacolo in prima nazionale, quindi anche questo è un spettacolo che non è stato visto prima, insomma. È un adattamento dello stesso Glauco Mauri, da, lo leggo perché è un nome un po', Leonid Nikolaevich Andreev, che è un grande autore russo dei primi del Novecento, che ha scritto questo testo, Quello che prende gli schiaffi. È un testo bellissimo interpretato da 11 attori, quindi un piccolo colossal nel suo genere, che racconta la storia di un uomo che, deluso, ecco la contemporaneità, dalla società che assume atteggiamenti che lui non riesce più a comprendere, cambia vita e diventa un clown. E allora come clown può permettersi di dire tutto ciò che non poteva dire prima. E da qui una serie di situazioni esilaranti e anche drammatiche che vengono mostrate al pubblico. È una critica sulla società contemporanea che Glauco Mauri e Roberto Sturno portano avanti da sempre con molta veemenza e capacità. L'Umanitaria di Bologna, la fondazione in cui scopo è quello di assicurare funerali gratuiti ai suoi soci, si è trasferita in nuovi locali di sua proprietà in via Amendola 12C. Dopo 49 anni di permanenza nella sede di via del Pratello, l'associazione ha così cambiato casa. L'augurio del presidente Walter Cardi è che la nuova ubicazione, per la sua centralità, possa fornire maggiore visibilità e lustro all'associazione che dal canto suo continuerà a fornire l'indispensabile servizio sociale. Un'ultima notizia prima di chiudere riguarda un'iniziativa a sostegno dei disabili. Domani in Piazza Nettuno a Bologna alle 16 si svolgerà un flash mob dei portatori di handicap e dei loro familiari per protestare contro i tagli della manovra. Siamo in chiusura, andiamo a rivedere ancora una volta i titoli del nostro giornale. L'ufficio sicurezza della Polizia Municipale cambierà radicalmente, lo ha dichiarato il sindaco Virginio Merola oggi alla festa dei vigili urbani. Merola ha anche annunciato il pagamento degli straordinari arretrati. Arrestanti degli agenti della questura di Bologna, una coppia di truffatori che la scorsa primavera durante un tentativo di raggiro ferirono gravemente un imprenditore bolognese di 65 anni, determinanti per la cattura dei due di origine slava le immagini delle telecamere di sicurezza. Anche Bologna si appresta a celebrare con una serie di iniziative il 4 novembre la giornata delle Forze Armate del giorno dell'Unità Nazionale. La ricorrenza ricorda la vittoria che nel 1918 pose fine alla Prima Guerra Mondiale. Questa sera il nostro programma Dedalus si occuperà della frana di Ripoli nel comune di San Benedetto Val di Sambro. Ci saranno esperti e politici in studio, mentre in collegamento dall'Appennino parleranno i cittadini. Fondato nella sede Ascom di Bologna 40 anni fa, il Center Gross ha festeggiato il suo compleanno a Palazzo Renzo. Oggi è la prima piattaforma commerciale europea, movimenta 5 miliardi di euro e dà lavoro a 6.000 persone.
È tutto con questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi. Tutti voi una buona serata, arrivederci.